Stato, esterno, notte. Che voi ci crediate o meno, non ha alcuna importanza. Molti di voi non ricordano neanche che cosa hanno mangiato ieri. Perciò non potete ricordare il potere che avevate quando il vento vi parlava nelle orecchie, quando la luna era una lampadina e bastava stendere un braccio per afferrare l'arcobaleno. Stato, esterno, notte. Se vi state chiedendo cosa di tutto questo sia reale o meno, non è questo il momento. Perché a volte la mia mente procede in questo modo, a volte procede per indizi, enigmi, inganni, e non è sempre tutto chiaro, tutto lucido. Stato, esterno, notte. Tarà, vai. Posso cambiare insieme? No, aspetta. Sto vedendo l'ultima puntata di questa stagione. Ma atmosfere di che tipo? Ma aspetta un secondo, te l'ho detto, atmosfere magiche, tipo realismo magico, Marx, quelle... No, aspetta un secondo, per favore, che adesso sta scappando. No. La puntata è finita. Ma no! No! Devo aspettare l'anno prossimo. No! Stato, esterno, notte. Io ho sempre voluto scrivere. Anche perché non mi sono mai sentito all'altezza delle cose reali. Perché l'unica cosa che so fare con le mani è scrivere. E le emozioni sono l'unica cosa che io cerco in questo mio viaggio. Perché io credo che davvero la scrittura sia importante. Perché la scrittura credo che debba davvero bruciare le mani di chi scrive, accendere la mente di chi legge, deve infiammare il cuore, deve smuovere le coscienze, perché credo davvero nella parola, credo nel linguaggio, linguaggio che trasforma il pensiero e ripulisce le barbarie, vediamo talmente tante nel nostro animo. Non me ne frega un cazzo! Sei uno scrittore, scrivi! Prossimo episodio tra 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.